Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera ragazzi, e sono sempre io, K Bigocco. Siamo qui su Test Drive Unlimited 2, ancora una volta con la Ferrari California che nell'ultimo video la 8C mi ha portato un po' sfiga e ho fatto molta fatica e quindi ho detto vabbè, ragazzi. Proviamo con... Scusate, ero un attimo zitto, stavo cercando di accelerare senza far girare la macchina in ogni metro. Cosa assai difficile, dato che ora è pieno di tornanti con la pioggia, ma ci proveremo. Ci proveremo veramente. E dicevo, mi è portato un po' sfiga e vedremo cosa riuscirò a fare in queste ultime tre gare, anche perché devo recuperare 8 punti, non sarà per niente facile. Quindi devo cercare di dare il massimo. Più del massimo, a dire il vero, devo dare proprio il 101% e non fare neanche un errore. Quindi se sono un po' zitto è perché magari mi sto concentrando ancora di più del solito. Ve l'ho detto che alla fine i campionati sarebbero diventati un po' più difficili. Cioè i primi, vabbè, sembrano abbastanza ridicoli, ma poi invece questo gioco sul finale aggiunge un... forse anche troppo rispetto all'inizio, perché uno all'inizio parte tranquillo, dice vabbè, è una cavolata sto gioco. E invece sul finale diventano veramente difficili, ecco. Insomma, vabbè, sicuramente poi io come al solito parlando con voi così perdo sicuramente un bel po' di concentrazione. Però avete notato che sicuramente andando avanti non ho più potuto essere sempre sciallato e fare le cavolate, ecco. Non vinco più 8 gare su 8, ecco. Questo è un punto che va chiarito. L'avevo sentita scodare, invece... Incolla, va ancora attaccata. Va bene, sì, siamo a posto. Mancano ancora tre checkpoint. Piano, 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 piano. Qui ho perso un po'. Però va bene, ho ancora 3 secondi di vantaggio. Piano, orca. Mamma mia, l'avete vista come si è arrabbiata? Che comunque non sarà la Ferrari più potente del mondo, ma comunque c'ha 450 cavalli, quindi insomma proprio non è uno scherzo, ecco, non prendetela alla leggera. Se la cavolata la fate, l'auto se ne va. Soprattutto in sti saltelli, ok, le ruote iniziano a pattinare perché si staccano dal suolo, poi quando arrivano giù girano a manetta e rischi di perdere un botto. No! Vai, 45. Orca, 46. Vai, 45. Mamma mia, ragazzi. C'è un pelo di penalità, ma sono davanti. Vediamo. Stewart Winter, no, secondo. Dai, ho ancora 6 punti da recuperare. Appunto, in 3 gare. Quindi devo vincere tutte e tre. No, in 2 gare. Devo buttarlo fuori. C'è poco da fare. California, non tradirmi. Giusto, mancano 2 gare. Esatto, partiamo da questa. Tre giri. Tre giri che mi porteranno... Cioè, secco, Stewart Wintory. Finisci nel fosso, o nell'acqua, o contro le rocce, o nei palazzi, nei pali, nelle piante, nelle siepi, nella sabbia. Dove ti pare, tu non resti nei primi. Te lo dico, questo è... è così, le gare sono fatte per vincere. Ecco a voi i corridori alla partenza Sì, di lei si una fa il nuova suo corsa che discorsetto, promette va bene, siamo sfide. tutti contenti. Oh, vai che forse ha smesso di piovere. Vai Cali, vai Cali e poi Mero, California, vai. Un attimo il PVR che mi ha salutato, va bene, siamo ancora qui. Stewart Wintory è primo, ma adesso lo cacceremo in ultima posizione. Guarda, secondo me con la curva vai dritto. Non lo so, però secondo me vai dritto. È secondo come minimo. Dov'è? Ah, eccolo lì, è settimo. Forse è anche addirittura ottavimo. Quindi a me basta a questo punto andare davanti, cosa assai difficile, però ci devo provare perché così se no vado avanti Adam. E il risultato è lo stesso. Non ho guardato chi è secondo in campionato, ma mi sembra fosse Adam. Cioè, se io arrivo comunque dietro e Adam mi dà 10 punti,
la vedo veramente grigia. Quindi cerchiamo di guadagnare qualche posizione, perché così faccio decisamente troppi pochi punti. Già, allora, 10, 8, 6, 5, no, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, giusto? 10, 10, 8 il secondo, 6 il terzo, 4 il quarto, 3 il quinto, 2 il sesto e 1 il settimo, sì, giusto. 4 punti direi che sono troppo pochi. Bravo, pensavo di essere andato lungo. No, che se mi tocchi mi butti fuori. Dai che siamo terzi e già i punti sono diventati 6. Dai che sono secondo. Oh, tutti lì, tutti contro il paro. Via, 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 via. Degenero, degenero, degenero. Vai che Adam era secondo in campionato. Vai che sono primo. Vai che sono primo. Degenero tutti contro il palo. No, cavoli, pensavo fosse la curva dopo. No, non lo so, mi sono rintontito. Ho visto i cosi lì, ho detto è la prossima curva. Invece era questa. No, il palo no, il palo no. No, è ancora bagnato. Dai! Dai, 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 California, non tradirmi. Non tradirmi ora, vai. Grande, va benissimo. Dai che ho guadagnato. Qui all'interno, stavolta prima sono andato all'esterno, non mi è piaciuto. Va bene, dai, quarto, va già meglio. E qui è, mi raccomando. Terzo, va benissimo. Dai, 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 secondo. Forse no. Oh, secondo, sì, ancora un po' gli metto le ruote in testa, dai. Dai, dai, che è così sicuro. Ryan Wilder non credo sia a pari punti con me, però in ogni caso poi c'è ancora una gara. Non so se riesco a passarlo, non so se riesco a passarlo. Vai! No, anche qui bastavano 300 metri. Vabbè, secondo, dai. Stewart, vai dietro, sì, di un punto, sì, mi basta arrivare davanti a lui, magari non settimo perché sennò vince di nuovo quell'altro, però mamma mia ragazzi, che fatica ragazzi, che fatica, ho distrutto la macchina, poverina, guardala qua, ultima gara del campionato, che faticaccia ragazzi, non ho visto cos'è ma è... due giri, 17 km, questa è lunga ragazzi Qui c'è tempo sia di fare le boiate, sia di recuperare, sia di perdere troppo. Quindi bisogna stare attenti. 17 km sono tanti, 17 km ci vogliono almeno 6-7 minuti a farli. Quindi stiamo tranquilli. Beh, poi bisogna vedere perché se li faccio tutti a 300 no di certo. Però dato che non credo che si facciano tutti a 300 orari, stiamo attenti. Mamma mia, stavolta sono partito strabene. Guarda lì, bravissimo KB. 17 km a 120 ci vogliono 8 minuti e mezzo. A 180 diviso 3 ce ne vogliono 6. Porca, quanto corre Andrew Sullivan, no? Lo sapevo che è quella Aston lì. A 180 ce ne metto 6. Ora sto andando più di 180, quindi se si va avanti così ci metto 5 minuti, però a 300 all'ora fai, a 3,60 fai un chilometro ogni 10 secondi, così un chilometro ogni poco più di 10, però devo girare, devo girare, devo girare, devo girare, dov'è?
ce l'ho lì incollato alla, al chapet. L'importante è arrivare davanti a Andrew Sullivan, era? O era Stuart Wintory? Beh, l'importante è arrivare prima. Tom, in pieno. No. Mannaggia, grazie. Mi hai fatto guadagnare una decina di chilometri orari sicuramente. Vai. Vai così. Come ho detto, la gara è lunga, c'è tempo sia per perdere che per recuperare. In questo caso vediamo di recuperare, eh? Veloce. Bravo. Ho un paio di curve che loro le fanno sempre male. Ne dico guadagnato, erano 200 i metri, adesso sono 100. 2 secondi anziché 4. Oh, questa è tosta di curva però, piano. L'ho fatta maluccio, l'ho fatta maluccio, vabbè. Curva netta adesso. No, il palo! Wow, lo schiva per un pelo, dai che ho un secondo di ritardo e basta. Però ho solo un punto di vantaggio, quindi non so chi sia il mio inseguitore. Non mi ricordo più se è Stuart Wintory, Wintory o Andrew Sullivan. Quindi siamo a rischio, eh. Siamo veramente a rischio. Bravo, che qui l'hai fatta male tu. Oh, lo sperona per passare in testa, via. Andiamo, 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 via, 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 via. Quindi meno di 3 minuti per fare 17 km? Tanta roba, ragazzi. Eh sì, 2 minuti e 54. Quindi 6 minuti, quindi sì, la media. Se, in 17, se fai 17 km in 6 minuti per 10, la media è circa 170 km/h. Anche di più, contando che siamo partiti da fermo, il secondo giro è sicuramente più veloce. Quindi la media sarà sui, sì, sui 180, giù di lì. Andrew Sullivan è a un secondo di ritardo. L'AutoC va più veloce da quel che ho visto. Velocità di punta, intendo, eh. Questa mi pare faccia i 307. Oh, 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 ha sbagliato, ha sbagliato, ha sbagliato, ha sbagliato. Via, via, guadagna, guadagna, guadagna. È il momento giusto, è il momento giusto per far diventare quello che è stato un piccolo errore un grandissimo svantaggio. Vai. Un secondo lo trasformerò in 3 secondi. Forse di più. Vediamo. 3 secondi e 25, cosa vi dicevo? Via! Lui guadagna sul dritto secco, non sulle curve, quindi... Vai che la faccio al massimo questa, vai KB, bravo! Ho guadagnato o ho perso? Ho perso perché anche lui l'avrà fatta al massimo questa, però... 3 secondi e 99, no, ho guadagnato poco, ma ho guadagnato. Piano! Mamma mia, ragazzi, che rischio! Mamma mia, ragazzi, che rischio. Molto bene, molto bene, molto bene. Sicuramente ho guadagnato. Sì, sì, sì. 5 secondi, vai. Wow, 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 wow. Attenzione, attenzione, ragazzi. Attenzione, veramente tanta attenzione. Corri, Kappa. Oh, piano, 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 piano. No, no. Dai, 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 dai. Non mi supererai. Sì, mi ha superato. Non mi supererai. Invece mi ha superato. No, 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 no. No, dimmi che non era lui. Dimmi che non era lui. L'ho detto che le boiate le paghi. Dimmi che era Stuart Wintory, ti prego, ti prego, ti prego. Qui tanto più di secondo non arrivo. Cioè, meglio. Aiuto, dimmi, ti prego, dimmi che non era lui, eh. Dimmi che non era lui. Sì. Sì, era Stuart Wintory. Sì,
Sì! Viva KB! Vince il campionato! Attenzione, ragazzi! Campionato A3 è andato. E quindi nulla, la prossima settimana dovrei fare la coppa. Prima però vi farò scegliere l'auto del campionato A2, credo, insomma, comunque lo saprete a breve. Bella!